Passiamo dunque all'ordine del giorno numero 19 del Mastro delle Vedove, accolto come raccomandazione. Se riformulato. Onorevole Del Mastro, prego. Non si accetta alcuna riformulazione. Fratelli d'Italia ha contrastato questo provvedimento nella sua complessità e nella sua genericità. Noi riteniamo che questo sia un provvedimento di finanza allegra che scaricherà una montagna di debito pubblico sulle future generazioni, un provvedimento che si arrende al declino e che immagina che il futuro dell'Italia sia il reddito di cittadinanza come metadone di Stato applicato alle politiche del lavoro, e lo abbiamo sempre ritenuto inopportuno. Ciò nonostante abbiamo tentato di migliorarlo e abbiamo chiesto banalmente che venissero esclusi dal reddito di cittadinanza coloro che sono stati condannati per reati corruttivi, per pedofilia, per pedopornografia, per violenza sessuale, per impiego di minori nell'accattonaggio. E oggi il governo ci dice: valuteremo un domani, forse, se c'è la possibilità. Per Fratelli d'Italia non può esistere il reddito di cittadinanza se viene percepito da coloro che violentano le donne. Per Fratelli d'Italia si ribalta il concetto, non è che si valuta domani se possono o non possono prenderlo. Il reddito di cittadinanza non solo è inopportuno, ma diventa immorale se finisce nelle mani dei pedopornografi, che così avranno il tempo di stare di fronte a internet tutto il giorno con le tasche gonfie del reddito di cittadinanza a guardare chissà che cosa su internet. Per Fratelli d'Italia si ribalta il principio: il reddito di cittadinanza non può esistere se viene percepito da coloro che hanno fatto violenza sessuale sulle donne, quelle stesse donne a cui questo governo in questi giorni ha revocato addirittura i fondi per le case rifugio dove vengono accolte quando maltrattate in famiglia. Per Fratelli d'Italia non può esistere il reddito di cittadinanza che finisce a quelle persone immorali che mandano i loro figli, primavera, estate, autunno, inverno, pioggia, neve, grandine, a fare accattonaggio, parlando evidentemente di un'etnia che è più, come dire, propensa a commettere questo tipo di delitto in termini statistici. E allora noi oggi chiediamo che quest'Aula si esprima dicendo a chiare lettere, a carattere cubitali, che il reddito di cittadinanza, provvedimento che comunque Fratelli d'Italia ritiene inopportuno, almeno non diventi un provvedimento immorale che conferirà i soldi di coloro che producono reddito tramite la tassazione a pedopornografi, a pedofili, a corrotti per i quali hanno fatto lo spazzacorrotti, e quindi certo prima verranno licenziati perché c'è lo spazzacorrotti e il giorno dopo prenderanno il reddito di cittadinanza. Per coloro che impiegano i figli nell'accattonaggio, ecco, se vi è questo, per Fratelli d'Italia non può esistere il reddito di cittadinanza. È di una banalità straordinaria. Ringrazio il governo che tenta di dire che forse un domani lo valuterà. Per noi, se queste categorie prendono il reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza non può passare perché diventa da inopportuno a immorale e vergognoso.